vogliamo uscire dall'Europa, ma attenzione, noi vogliamo un'altra Europa, l'Unione Europea che è piena di regole, che è piena di tasse, che è piena di sopplussi, che ha dei figli e dei figliastri perché c'è un Dominus e tutti gli altri che si chiama Germania e Francia. E evidentemente non ci sta bene, perché se dobbiamo ascoltare questo Europa oggi ancora dovremmo avere la Fornero che dovrebbe restare esattamente com'è, che le politiche fiscali dovrebbero continuare a aumentare. Ce lo siamo dimenticati che il dibattito nella passata legislatura era che cosa dobbiamo fare con la patrimoniale. Ah, cioè, qui oggi stiamo parlando della cedolare secca, ora ci arrivo, ma il dibattito della passata legislatura era siamo terrorizzati all'inizio della passata legislatura, siamo terrorizzati perché potrebbe arrivare la patrimoniale. E ci veniva detto per mettere a posto i conti. Allora io penso che qui c'è un clima diverso, capisco che siamo in era di internet e che quindi le cose dette 10 minuti prima, 10 minuti dopo sono dimenticate, però non può essere che si dimentichi così velocemente da quale clima siamo venuti, a quale altro clima stiamo percependo. È una percezione e quindi come tale dobbiamo essere assolutamente chiari, però all'interno di questa percezione che sia chiaro, noi un nemico ce l'abbiamo, che non è l'Europa, è la nomenclatura che controlla l'Europa, quella nomenclatura che nessuno ha eletto. Nessuno crede che voi avete votato Juncker o Moscovici, ma chi è un'elite culturale e finanziaria, tecnofinanziaria che l'ha stabilito, che devono essere questi commissari europei. E non è che è stata una scelta democratica e soprattutto con una politica di sviluppo per l'Europa, è stata una politica di sviluppo per una certa parte dell'Europa, un po' come nell'Unione Sovietica, che era Unione Sovietica, c'era la Russia che era dominus rispetto all'Azerbaigian, al Kazakistan, alla Lituania, certo, all'Ucraina, c'era un dominus e tutti gli altri un po' meno, non che stessero benissimo quelli della Russia, però un po' meglio rispetto a quelli prima c'erano. Il paragone non è peregrino, lo dice Bukowski, non lo ripeto.